Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono Xenex e oggi signori siamo tornati nel nostro My Club su PES 2020. Allora un attimo mentre parlo andiamo a cercare il nostro avversario, partita classificata ovviamente. Allora oggi si vedrà l'esordio di Mohamed Salah in partita, finalmente l'esterno destro proprio che ci mancava. Adesso la squadra è proprio al completo, manca un terzino sinistro in realtà per andare a sostituire Jordan Lukaku. Vabbè, ma comunque va bene lo stesso. Intanto troviamo il nostro avversario Astaroth, proprio con Salah come avatar. 7.45, tutte vinte, perfetto. Turrialba, che cos'è? Costa Rica? Non lo so quella bandiera cosa possa riferirsi, a che nazione. Mentre il nostro amico che ci farà il culo, già lo so, si presenta con Ederson in porta, De Ligt, Sergio Ramos, Van Dijk, Alexander Arnold, Fabinho, Thiago Alcantara, Modric, Messi, Aguero, Lewandowski. Vabbè, stadio, iniziamo. Ovviamente andremo anche a spacchettare a fine episodio, ragazzi. Hanno aggiunto delle nuove leggende, nuovi palloni neri, insomma gente molto 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 interessante. Prima di iniziare questa partita, come sempre vi chiedo, cari signori, di iscrivervi magari al canale, di lasciare un bel like e di condividere il video qualora vi piacesse queste cose e vi le voleste far vedere a un po' tutta la gente che conoscete, per espandere le nostre amicizie. Intanto aspettiamo che il nostro amico dalla nazione sconosciuta faccia la formazione, grazie. E allora siamo pronti signori, André. Ecco, servirebbero in realtà anche due mediani, dei mediani che non ne abbiamo. Intanto André, Salah subito, ma perché Salah? Non poteva battere lui, vabbè, non si sa. Attenzione Lewandowski, aia, eccola, già è partito subito Lewandowski, però falla. Ma che cretino, ma perché non potevi tirare invece di fare... Che ho? Ma dove? Il fallo è stata la conseguenza di una situazione. Ma dove? Ma niente, fallo, giuro. Ma dai, ma l'aveva già passata 3 ore più prima, l'aveva passata. Ora che fa? Si va a smaterializzare il buon Szczęsny. Dai, vabbè, ma veramente dopo 3 minuti questo. Messi? E te! Ma che vaffanculo, scusami, con tutto il rispetto e l'amicizia che c'è tra di noi. Però, scusami, calcio d'angolo, attenzione, va a battere non si sa chi, che la mette in mezzo, Van Dijk va a prendersi la sponda, la riusciamo ad allontanare, sì, partita in città, portiere Havertz, attenzione Havertz, peccato, non è quello più veloce che abbiamo, ma attenzione Havertz, Havertz, progressione palla al piede, però viene spostato da De Ligt, ma Havertz, aspetta, porca miseria, mamma, mannaggia, oh, peccato, questa azione poteva essere proprio fondamentale. Intanto recuperiamo palla. Questo ragazzi è uno di quelli che fa miliardi di passaggi di prima e poi aspetta di arrivare, di entrare con la palla dentro la porta. Ecco, come vedete dal suo stile di gioco, la passa, la ripassa, la passa, la ripassa. Messi, Aguero, attenzione in mezzo, il colpo di testa. E qua c'è, stavolta c'è il gol. Stavolta c'è il gol. Calcio d'angolo, c'è Van Dijk che la va a ricevere ancora la sponda. Prova sempre. Mamma mia, che parata che ha fatto qua Szczęsny. Prova sempre la stessa tecnica. Il nostro amico. Può partire però Adriano, attenzione. Adriano parte. Tutto solo, tutto solo. 2 contro 1. 2 contro 1. Centralmente Adriano si fuma tutti. La può provare il suo sinistro magico. E effettivamente un sinistro che c'è. Che c'è. Ederson lo ha sentito tutto. Troppo centrale. Era anche molto difficile far gol da là, obiettivamente. Però ci ha provato il nostro imperatore. Piano, oh, piano. E insaccano. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Brutto, brutto errore ancora una volta qua. Un sacco di spazio, errore gravissimo. Gravissimo, bravo Caressa, errore gravissimo effettivamente. La porta ha capito tutto. La porta ha capito tutto. Meno male. Insigne. Oh, arbitro. Ah, non è fallo, ovviamente. Beh, ci mancherebbe altro, mi ha solo buttato a terra senza palla, voglio dire, perché dovrebbe essere mai fallo. Ma baffa, ma veramente, ma... Vabbè, fatto sta che 2-0, un gol l'abbiamo regalato noi, l'altro l'ha meritato, per carità. Inizia il secondo tempo, vediamo se riusciremo perlomeno a riaprire questa partita, che effettivamente comunque non è che abbia giocato poi così bene. Lorenzo Insigne. Adriano, rivede Insigne, attenzione, Lorenzo, aspetta Adriano che si mette in mezzo di testa Salah, ma perché, vedi, perché loro fanno sempre il gol, io mai, perché, pure Fregio, ma Salah qua la doveva fare, era uguale, identica, azione fotocopia a quella che aveva fatto lui, perché lui segna io no,
Perché questo è razzismo, ragazzi. Questo è razzismo, c'è poco da fare. Lorenzo Insigne. Dai, ma questo era sul pallone netto. Ma arbitro, ma ti prenderei a calci in culo, guarda, se potessi. Peccato proprio non c'è l'opzione prendi a calci in culo l'arbitro, perché lo farei. Salala va a prendere, non ci arriva con un soffio. Se Salala partiva quella era gol sicuro. Attenzione qua, bello. Questo è un bel gol, devo dire le cose giuste, perché ha fatto una bella azione qua. E purtroppo quando iniziano a passarla di prima ci mettono un po' in crisi. E lo ha messo in condizione. Qua ha fatto una bella serie di passaggi. Questo è l'unico gol che ha meritato, devo dire. In mezzo Lewandowski, non ci arriva. C'è Salah che può partire, attenzione. No, non ci arriva. Ancora verso Thiago. Thiago centralmente per Van Dijk, per Thiago. Thiago, guardate come gioca di prima. Proprio, bravo, bravo. Gioca di prima, veramente bravo. Veramente bravo, più bravo di noi sicuramente. 4-0, 4-0. 82esimo, c'è Thiago Alcante che la va a battere, la mette in mezzo, sempre verso Van Dijk, la va a cercare, la palla passa. Attenzione ancora Avers, il dribbling, non si sa come abbia fatto. Insigne, l'appoggio dietro. Ripartiamo in contropiede, attenzione, vediamo se ci sarà il gol della bandiera. Lorenzo Insigne, il dribbling ovviamente non riesce neanche per sogno. Perfetto. Mancano gli ultimi 3 minuti. Ancora sempre e solo lui in possesso palla. Non riusciamo proprio a tenerla. E niente, ragazzi, non lo riesco. No, che ce l'ho fa? È più forte, secondo più forte, più forte. C'è poco da fare, 5-0. È vero che ultimamente stiamo facendo un po' schifo. Mi sembra di essere tornato ai tempi di quando abbiamo iniziato, ma purtroppo è un periodo che stiamo incontrando gente un po' troppo forte. Ma attenzione, Adriano lo vede. Se faccio gol ho vinto, se faccio gol ho vinto, lo dico. Ecco, perfetto. Adriano, no, niente, ottimo. Vabbè, però un gol ci poteva far fa tanto, mica lui lo sa che se facciamo gol lo vinciamo. Scusami, Lindelof. Alessandro Vieira, ancora verso Alessandro. Ma bravissimo. L'ultima azione, arbitro. L'ultima azione, arbitro. No, vabbè, puoi fischiare, arbitro. Non ti preoccupare, fischia pure, grazie. 5-0, perfetto, va bene. Diciamo che non è stato l'esordio migliore per Mohamed Salah. Vabbè. Oh, quando uno è più forte, più. C'è stato anche qualche regalino, da parte dell'arbitro che l'ha anche avvantaggiato. Se vogliamo dirla tutta. Però, vabbè. E allora, troviamo il nostro avversario lì, trasso 1-2-3. 496 punti. Dovrebbe essere più alla nostra portata. Anche se le ha vinte tutte, persa una. Vabbè, perfetto. Fortaleza, quindi brasiliano, il nostro amico. Non lo so, ragazzi, diciamo che ultimamente per quanto riguarda i nostri avversari siamo abbastanza sfortunati, stiamo trovando tutta gente troppo forte. Intanto lui si presenta con Sirigu in porta, Jones, Beckenbauer, Kolasinac, Quadrado, Medel, Nedved, Arthur, Zico, Lukaku e Suarez. Perfetto, anche lui una bella squadra tutta piena di leggende. E si parte, signori. Dobbiamo cercare la vittoria a tutti i costi, ovviamente, dopo la brutta prestazione nella scorsa partita. Ma c'è subito, chi è Maradona? No, Zico. Sembra Maradona, ecco. Un altro bello tosso da affrontare. Ma subito in avanti, attenzione, il tiro. Niente, raga, non so che dire. È un periodo un po' così a livello di gioco. Ma è solo un gol. È solo un gol, possiamo recuperare. Certo, è arrivato al primo tiro, è un po' sconfortante, però è sempre un gol soltanto. Attenzione Ronaldo, Pepe lo vede. No, tiro, rigore, non era rigore. Ronaldo però ancora lui, la stoppa il tiro. E perché noi non segniamo mai, porca miseria? Io questo voglio, perché loro tirano e segnano, noi non segniamo mai. Oh, Witzel, De Bruyne la può provare la piazza e sempre vola. Oh, e vedete, ragazzi, è vero che noi attraversiamo un periodo così, però porca miseria, porca, qua troviamo tutti Spider-Man in porta. Vabbè, fatto sta che c'è... No, ma perché batte sempre Cardi? Dove sta? De Bruyne. La batte Kevin. Area piccola. Avanzano, attenzione, Kevin in mezzo. È troppo sul portiere, però c'è Lukaku che la può andare a recuperare. Lukaku la passa centralmente a Witzel. Witzel di tacco a Nicolò. Nicolò cerca il passaggio. C'è Patrick. Patrick per Pepe. Pepe, De Bruyne, ancora lui, Pepino, la mette in mezzo, niente, come sempre, perfetto. Witzel recupera questa palla incredibilmente, Ronaldo 1-2 con Icardi che si gira il tiro, ancora sì, che poi è Sirigu, voglio dire, non è che
che cazzo non ne so, Neuer o chissà chi, con tutto il rispetto, ottimo portiere Sirgo, però porca miseria, un gol lo potrebbe anche concedere, ma intanto però stiamo attaccando, arbitro, ma questo era duro però come intervento, no evidentemente non per il nostro signore che regola la partita, ecco, forse questo un po' di più. De Bruyne, l'ottimo stop, vede Ronaldo, la mette in mezzo, sì! Oh, e alleluia, che palle! Porca miseria! Al 44esimo, Maurito la va, ma guardate però che visione di gioco di, non lo vedremo mai, però una bella visione di gioco che ha avuto De Bruyne. E poi per Ronaldo, che non è stato egoista in questa occasione, e l'ha data ad Icardi, che è andato a fare ovviamente il 2-1-1 a porta sguarnita. Era abbastanza semplice, ma attenzione ancora Ronaldo, adesso che si porta presso due avversari, Ronaldo, calcio d'angolo, corner. Sì, grazie. Solo per questo si merita di perdere, sinceramente, ragazzi. Con tutto il bene che gli voglio, con tutto il bene che provo anche per i brasiliani e tutto, però voglio dire, dopo una stronzata del genere si meriterebbe un po' una sconfitta, se vogliamo. Ah, guarda, il portiere è proprio libero. Nessun attaccante riesce a cogliere traversone. Forse stavo guardando il portiere e mi sono un attimo distratto con la potenza, non lo so. Comunque va bene, 1-1, l'abbiamo agguantata per i capelli proprio questa partita all'ultimo minuto del primo tempo. Benissimo, adesso cerchiamo di andare a cercare la vittoria. Ancora Maurito Icardi, lo vede? Vede Pepe? Niente. Patrick ruba palla, vede lo scatto di Pepino. Ah, no, perché mi sei il joypad, ti stavo tirando in faccia, guarda. Calcio di rigore, non li sappiamo battere, lo sappiamo bene, però magari ci dice culo. Chi lo sa, Ronaldo ovviamente andrà a battere. L'ho tirata, sì, non so dove. Gol, stavolta ci siamo. Stavolta la va anche a spiazzare Ronaldo. Qua è netto, ragazzi, proprio non mi ha fatto crossare. Va bene, l'ha trattenuto e tutto, però. E passano in vantaggio. Porca miseria. Ribaltare un risultato è una grande. Abbiamo ribaltata impresa, per adesso. L'abbiamo ribaltata per adesso. Attenzione, Pepino. No. Vabbè, se ne va però. Attenzione, non si sa perché quello se n'è andato dall'altro lato. Vabbè, l'ha voluto lasciare solo. Pepino. Il dribbling. La mette in mezzo i cardi. Sì, Maurito. Incredibile. 3-1. Che rimonta da favola, ragazzi. Una rimonta da favola. Oh, e finalmente, porca miseria. E che palle. Oh, perché noi sappiamo giocare. Ovviamente poi incontriamo quelli troppo forti che stanno ore e ore a giocare, ragazzi. Io gioco, faccio solo quando registro, porca miseria. Quindi ovviamente sto sempre un po' arrugginito. Ma attenzione, tutto solo Ronaldo. Attenzione, seguimi. Non lo so dribblare il portiere. Vabbè, tira, va. È giustamente 4-1. Questo si scollega, ve lo dico io. Si spegne la luce. Ah, 4-1. Adesso sì che possiamo stare tranquilli. E quindi dicevo, ragazzi, che ovviamente io registro, cioè gioco solo quando registro, quindi proprio quell'oretta a settimana, non di più. Ma intanto questo ha la difesa 1, come è combinato? Vabbè, non si sa, ma ne approfittiamo noi per andare in goleada. Sì, anche no, non ci credo, il doppio palo no. Dai, ma che sfiga è il doppio palo? Vabbè, comunque, povero Pepe, poteva andare in gol di il suo primo gol, ecco, poteva essere per la nuova maglia. Ma niente da fare, ma intanto De Bruyne vede Ronaldo ancora. Lo vede? E tira! E c'è gol, basta. Anche io ogni tanto mi voglio divertire. Porca miseria. Ah, non ci saziamo mai. Una rimonta grandissima questa. Soprattutto non facile, anche perché siamo passati in svantaggio dopo 2 minuti praticamente. E quindi abbiamo avuto la forza di reagire. Attenzione Ronaldo, ancora una volta tutto solo. Ronny, non troppo. No, ce la fa. No, fammi tirare, porca, povero Pepe. Vabbè, mo lo tira Pepe, perché una volta palo, una volta da solo, dai il vantaggio, povero Pepino. No, un attimo, dove sta Pepe? Anche 92 tra l'altro,
Vai Pepino, tranquillo, guardati, non so se è come FIFA, prova a fare lo scavetto, non so se è uguale a FIFA, eh. Sì, è uguale a FIFA, anche lo scavetto di Pepe, incredibile, ma vero, proprio sbeffeggiato il nostro amico brasiliano. Ah, e ogni tanto, ragazzi, è anche tocca a noi sbeffeggiare, non è... No, non è porca... Vabbè, De Bruyne, prova il pallonetto! Bello, bello, peccato, se fosse stato... Se Silvio fosse svenuto, magari riusciva a entrare sta palla. Pepe! È buona, si gioca! In mezzo! No, peccato. Vabbè, dai, è finita! Grandissima vittoria! 6-1, il nostro record personale, ragazzi. Oh, è che sempre noi, scusa, ogni tanto da passivi andiamo ad attivi, scusatemi. Oh, 56% possesso palla. Una bella partita, finalmente. Soprattutto perché stavamo perdendo, eravamo anche in svantaggio, quindi. Andiamo adesso a spacchettare. Hanno aggiunto, come detto, all'inizio video, delle nuove leggende. Sì, vabbè, rinnoviamo il contratto a Jordan. Paga con i GP, sì, grazie. Eccole qua, Legends Worldwide Clubs Championship Fan Fame. Il elenco bersaglio, vi faccio vedere. Abbiamo Luis Figo, Koulibaly, Skriniar, Immobile, Insigne. Spero di no, perché ce l'abbiamo. Deco, Sanchez, insomma, bella gente. Abbiamo il 20% di possibilità di trovare un pallone nero. 100 monetine d'oro che andiamo subito a sfruttare. Vediamo un po' chi troviamo. Che cos'è? Portoghese, magari Deco, figo. Deco, figo, no, pallone oro, non è né Deco né figo. Perfetto. Del Benfica, Rube. Oh, ma Rube, ma sempre sto Rube. Già la seconda volta lo troviamo. Ma gioco, sto Ruben Dias sempre. Perché è proprio affezionato a noi. Vabbè, Ruben Dias se ne può andare lì da dove è venuto. Andiamo a spacchettare queste del 16 gennaio. Come detto, ragazzi, sto partendo, quindi sto accumulando un po' di video. Ecco perché magari questo video lo vedrete a fine gennaio, inizio febbraio addirittura, ed è la settimana 6 gennaio. Comunque è un italiano, pallone nero ovviamente, basta non è portiere, grazie. Del Milan chi è? Chi poi è un pallone? È Ibrahimovic! No, il 19 chi è? Suso? No, Theo Hernandez, vabbè. Va bene. Un terzino sinistro ottimo, andrà a sostituire a Lukaku. E ragazzi, una volta trovato anche il terzino sinistro, devo dire che la squadra difficilmente può trovare giocatori migliori di quelli che già abbiamo, a mio parere, a parte qualche leggenda che potrebbero inserire più avanti, però ora come ora non vedo, ecco, mediani, sì, potremmo trovare effettivamente dei mediani di ruolo. Vabbè, comunque detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra in questa fantastica goleada che per una volta ci ha visti protagonisti in positivo, e lasciate un bel like, condividete il video qualora poteste e iscrivetevi al canale se non lo siete ancora, perché no. Noi ci vediamo sempre domani con dei nuovi video. Ciao!